aspetta. No, 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 devo far vedere l'inizio perché è veramente figo. Fermi. Eccoci. Questa casetta è proprietà esclusiva di Community V. Qualora non ti faccia parte della nostra immediatamente limitante le video, non guardate oltre questo punto. Figa questa cosa. Figa questa. Questa premessa. E buon Natale! Ma mo vedrete che da domenica vi comincio a spammare Natale, eh? Ve lo faccio piacere sto Natale, mannaggia. Community TV. Walter Martins, Teleforum. Tutto bene. Riproduci. Non so di cosa parla questo gioco. Giuliana, figa Giuliana. Dunque, l'edificio è quello giusto. Bambù! Ma che succede? Bambù, vuole i baci in bocca? Ma potevi dire che vuole i baci? Grazie, piccola Bambù! 25 baci in bocca per Bambù! Grazie tesoro mio, svoltata la serata, svoltato il mese, svoltata la vita, svoltati i baci in bocca, stasera tutti i baci in bocca, tutti male, attacco a tutti l'influenza, sì, baci mucosi per tutti, grazie piccola babù, ma ovvio, grazie belli miei, grazie davvero, vi voglio bene, vi abbraccio, non avete idea di quanto io vi voglia bene, vi abbraccio, vi bacio in bocca, vi bacio in fronte. Grazie tesori miei. Allora, Giuliana dice che l'edificio è quello giusto. Mette proprio sveglissima Giuliana, veramente. Comunque, tutte le persone che, alle quali è arrivata la sub regalo, mi raccomando, vabbè, a parte un big grazie ai donatori di questa, di questa serata incredibili, ma sappiate appunto che la sub, quindi l'abbonamento che vi è stato recapitato a gratis, così caduto dal cielo, vi durerà un mese. Quindi che significa che voi sarete abbonati su questo canale fino al 30 di dicembre. Quindi i regali del 30 dell'ultimo mese, quindi l'ultimo giorno del mese, in realtà sono molto strategici perché saranno per tutto il mese successivo, quindi coprirà tutto il mese successivo, quindi un big grazie a questi bomberoni a maggior ragione e un benvenuto a tutte le persone che sono nuove e alle quali addirittura è stato regalato un abbonamento. Benvenuti! E poi vi fate Capodanno! Allora, il gioco non so che gioco è una demo, c'è sta una fregna che si chiama Giuliana che dice dunque, l'edificio è quello giusto. Ehi, la telecamera è accesa. Pensavo fosse in funzione. Funziona. Strano, beh, ora sta registrando. Il cameraman. È sempre meglio avere più materiale possibile. Dobbiamo andare al sesto piano. Premi tu il pulsante. Al sesto, come no, ecco qua. Oh mio Dio, che strano questo gioco, cazzo. Sì. Lo premo io. Che succede? Sembra tu abbia qualcosa da dire. Io? Non ho detto nulla. Giuliana, la solita isterica. Non pensi che sia, sia sbagliato disturbare una vedova? Ah no, scusa, questa è... Non pensi sia sbagliato disturbare una vedova? Oppure? Riflettevo su quello che è successo. Hai ottenuto l'autorizzazione? Io dico, non pensi che sia sbagliato disturbare una vedova? Perché anche quello che penso. Se non lo facciamo noi, ci penserà Augusto. Più giù all'emittente. Non vede l'ora di andare in onda con uno speciale su questa storia. Giuliana Sciagalla. Fidati di me, recluta. Sono arrivata qui, fin qui, aspettando che mi assegnassero dei compitini. Che strano. Tu non hai visto la scena, vero? Mi hanno solo raccontato com'è andata, cosa ha usato per, insomma, hai capito? Beato te, avrei preferito non vederla nemmeno io. Hai sentito? Ha dato a un Celso una videocassetta. Che cazzo vuol dire? Ha dato a Celso una videocassetta. Che cazzo è Celso? Ma come si chiama Augusto Celso? Ma chi ha fatto sto gioco? Chi? L'operatore VT? Sì. Celso, doveva trasmetterla, ma non c'è riuscito. Problemi tecnici, pare. A quel punto, bam! È successo quello che è successo. Oh, eccoci arrivati. Andiamo. Celso. Cessa.
Dunque, dobbiamo andare all'appartamento 608. È facile da ricordare. Percorri il corridoio illuminato, avvicinati ai sacchi di immondizia. Allora, dobbiamo scegliere se costeggia la merda oppure la luce. Decidiamo? Ha senso, può essere. Che cosa scegliamo? Andiamo sul corridoio illuminato o andiamo na monnezza? Allora, non solo è buio, c'è pure immondizia. Io andrei nel corridoio illuminato. Sincera, eh? Sincera proprio come... come... non lo so. Bravi, sondaggio, vai. Luce, immondizia. Votate che c'è un sondaggio sopra la chat. Potete votare, vedete voi dove andreste. Abbiamo tutto il tempo del mondo, insomma. Si può cazzeggiare. Scegliete immondizia. Mi potete mandare a mezza lama. Se scegli immondizia, tanto. Avviciniamoci ai sacchi di immondizia. Oddio, è figo, è tipo un punto e clicca. Ah, bravi. Ah, credo sia l'appartamento poco più avanti. Bravi, bravi. Eccoci. Beh, prepariamoci allora. Riprendila mentre apre la porta, insomma, tutta la scena. Che devo fare? Bussare o suonare il campanello? Cosa viene meglio in video? La devo decidere io. Oddio, è bello, è seguito. Bussiamo? Secondo me è meglio bussare. Oddio, però pure il campanello ci sta, eh. Addirittura così? Bussare campanello? Famo così, o famo strano stasera? O famo tutto a sondaggio sto gioco? Va bene, mi piace, vabbè. Decidete voi che cosa faccio, dai. O giocate voi sto gioco stasera, forza. Però dovete votare veloci, eh. Dovete votare bussare o suonare il campanello. Se i mod so così. E vabbè, ma tanto è una cazzeggiata stasera. Questo gioco non penso sia serio, dai. Sta vincendo bussare, quindi io vado su bussare, eh. Faccio arrivare la barretta almeno verso il 5. Ok, bussare. Lo famo Black Mirror stasera. Mi chiedo se abbia voglia di parlare con degli sconosciuti in questo momento. Spero che la telecamera non faccia le bizze durante l'intervista. E questi qua, ragazzi, cioè, sono troppo lunghi, quindi li decido io. Io direi la prima. Chissà, scopriamolo. Lasciami riprovare. A bussa, Giuliana, dai de gomito. Ma sarà a casa? Dimmi un po', hai lavorato a lungo con Walter? E se non dovesse riceverci? Ma sei coglione questo che ansia, oh. Ma ci starà a casa? Ferreira l'ha chiamata subito dopo l'accaduto. Dubito che sia uscita di casa da ieri. Ammazza, che cazzo. A questo punto suonamo. E con questa fanno tre. Magari la signora non sente il busso. Magari sente sul campanello, c'ha apparecchio pure. Vedi. Oddio. Cosa volete? Salve, signora Martins. Siamo di Canale 8, siamo venuti a porgere le nostre condoglianze. E vi serve una telecamera per farlo? Stiamo realizzando un programma speciale su Walter. Una sorta di tributo. Potremmo definirla una retrospettiva. Ha lavorato molto a lungo per l'emittente. Volevamo quindi parlare con lei di suo marito, di quello che è successo. Capisco. D'accordo. Entrate, forse parlarne mi farà bene. Ciao, Nika. Ragioni in fretta, eh? Un tributo. C'è cascata, non mi pare vero. Ah, terza, tutto pare. Potrebbe essere d'aiuto. Presto, prima che cambi idea. Lei che sbuca è inquietantissima, eh? Un po' inquietante. Grazie ancora per averci accolto, signora Martins. Silva riprenderà la nostra chiacchierata, ok? Ah sì? Dovrò rifletterci. Cosa? Posso offrirvi qualcosa? Caffè. Non rifiuto mai una tazza di caffè. Vado a prepararlo. Ragazzi, mi sembra la scena. Mi sembra la scena di It. Vi ricordate la scena di uno degli ultimi It, non mi ricordo quale, dove loro vanno dentro la casa della vecchietta? Oh mio Dio! I brividi, regà! Quella scena, cazzo, mi ha fatto... veramente mi ha terrorizzato. Ci stava sta cazzo di vecchia. Terribile, sembra lui.
Ti ha presa in contropiede, eh? Lascia stare. Curiosiamo in giro finché possiamo. Assicurati di riprendere tutto ciò che cattura la tua attenzione. Qui siamo circondati da ottimo materiale. La vecchia è corre nuda. Abbiamo guardato in giro la signora casa della vecchia. Che cos'è? Sta una laurea? Guardati, guarda questi certificati. Laurea in giornalismo con specializzazione in comunicazione. Walter aveva un'ottima istruzione, se non erro. Lo stesso vale per la signora Martins. Che peccato. Sarebbe un peccato avere solo riprese della stessa parete. Vabbè, Azisa, c'è un cane? Ispeziona tutta la stanza, ok? Ah, tutta la sta... oh mio Dio, madonna che cazzo di gioco fighissimo. Allora, qua... boh, televisione, l'inquadratura sembra buona. Televisore ha qualcosa di strano. Televisore ha qualcosa di strano? Vedo che l'altro giorno si sia abbattuto un fulmine nelle vicinanze. Potrebbe essere colpa sua. In effetti, sono abbastanza sicura che sia successo proprio il giorno in cui Walter... beh, hai capito. Cazzo, merda. Oggi pioverà? Non credo. Il gallo non è molto d'accordo, guarda. Bah, questi galli non ci azzeccano mai. Forse possiamo usare questa ripresa per creare l'atmosfera. Wow, un videoregistratore, mica male. Quanto costano questi affari? Tipo 2 milioni di Crusade Eros? Ma dove cazzo vivono questi? E che moneta è? Anche di più. Walter ha chiesto un prestito per comprarlo. Me l'ha confidato una volta in cui mi ha dato un passaggio. Ehi, sento che sta aggiungendo l'acqua per il caffè. Sarà qui a breve, dai un'occhiata a tutto quello che trovi interessante. Merda. Ok, che cosa vi sembra interessante, cazzo? Non lo so, la sedia, il cazzo, la sedia qui c'è... Guarda, un trofeo. Ah, giusto, Walter non ha ricevuto un nuovo articolo... Il proprietario della rete pensava che questo ci avrebbe dato risalto, ma non è stato così. E le emittenti locali hanno zero possibilità contro le grandi. Questa foto, un paesaggio? Che cazzo ce ne fa con il paesaggio? Sfocata. Potete di raccontarla durante l'intervista, perfetto. Anche questa? C'è un dipinto. L'autrice si è la signora Martins. Ah, me coglioni. Vediamo, un cappotto, una pianta. Che cazzo, un cappotto? Di chi è? Sarà la signora, queste? Ricordo che poi ha comprato questo impermeabile per... Ma io davvero non... cioè, non capisco. Grazie, utenti! Cioè, di punto in bianco si è disconnesso il server e non mi faceva riconnettere. Mi diceva, il server è manomesso. Dove vi siete bloccati? Al cappotto? Lori, grazie mille per gli 8 mesi. Ma si è bloccata la live, si è spezzata la live perché ho dovuto far termina, non si ricolletteva più. No, non è successo niente allora. Non si è spezzata? Ah, top. Si è bloccato ma si è ripreso poi. Ah, meno male. Stranissimo, raga, veramente. Veramente strano. Comunque la signora ha fatto... È pronto il caffè? Sì, grazie. Prego. Allora, ha riflettuto? Sì. Togliamoci il pensiero. Fantastico, inizieremo a breve. Registriamo l'intervista su quella poltrona, Silva. La signora Silva non mi sembra così vecchia comunque da fare la voce così. La luce non esiste in questa casa. Ci siamo? No, però non importa, simpaticissima lei. Va bene, iniziamo in 3, 2, 1. Siamo qui con la signora Adriana Martins, moglie di Walter Martins, il nostro caro collega che ci ha lasciato così improvvisamente. Ha accettato di rilasciarci un'intervista in questo periodo così difficile. La casa stessa racconta la storia di come voi due avete vissuto. E queste sono le uniche cose che abbiamo visto. Il cappotto di Walter, il premio soggiorno, il dipinto, il televisore sembra strano. Da cosa iniziamo qua? Benvenuti in una puntata di mistero.
Ci sono quattro? Da cosa, cosa le chiediamo alla signora? La signora sta sempre in penombra, non lo so perché. Votate sopra, ragazzi. Cappotto, il premio, il dipinto, il televisore. Il cappotto? Ventriga al cappotto? No, il premio. Grazie piccola Rosy. Grazie tesoro. No, il premio sta vincendo. Vabbè, tanto toccherà farle tutte. Walter era Walter. Era un professionista di alto livello che lavorava in una piccola emittente. Ha dei commenti in merito? Preferiva lavorare in una rete locale che evitare i problemi con i suoi superiori, che sono tipici delle grandi emittenti. In questo modo poteva suggerire gli argomenti da trattare, essere più coinvolto. Inoltre, non voleva che i canali minori venissero schiacciati. Abbiamo vissuto bene. Non era un uomo ambizioso, non in quel senso. Era una brava persona. Il cappotto, avete detto, secondo me. Molte cose di Walter... Ma perché dico che chiamo Walter? È Walter! Non si vede mai... Io la vedo un po' in volto. Non so se voi la vedete troppo scura, ma... Io un pelino la vedo in volto. Sì, in penombra, secondo me, tra un po' scatta il jumpscherone. Molte cose di Walter sono ancora qui intorno. Sì, sto valutando di vendere l'appartamento. Addirittura, signor, venda le cose, non l'appartamento, vabbè. Per via di ciò che è successo. Questi oggetti rendono tutto più difficile. Penso che me ne sbarazzerò, non ce la faccio più. Allora, io chiederei subito del televisore, che sembra strano, ma lo chiederò per ultimo. Il dipinto. I quadri in soggiorno li ha dipinti lei, vero? Sì, mi esercito da anni. Amo dipingere i miei sogni. Stavo realizzando il ritratto di Walter, ma ora non riesco nemmeno a guardarlo. La foto? Nel suo salotto c'è una foto piuttosto particolare. Ah, questa è stata la prima foto di noi due. Ho messo la macchina fotografica su un treppiedi e ho preparato tutto per scattare la foto. Poi, è comparsa questa pavoncella dal nulla. Probabilmente ci siamo avvicinati troppo al suo nido. Ah, pavoncella! Pensavo ci avesse qualche tizia, tipo che il marito se la faceva. Vabbè. L'uccello si è infuriato e ha attaccato la macchina fotografica proprio mentre scattava la foto. Poi ha attaccato anche noi. Ecco il risultato, uno scatto in cui nessuno di noi compare, realizzato dalla sottoscritta, la grande fotografa. La trovava così divertente che ha deciso di incorniciarla. Anche io la trovavo carina. Ascolta, mi spiace, ma temo di non riuscire ad andare avanti. No, capisco, signora Martins, ad ogni modo abbiamo già materiale a sufficienza. Ma signora Martins, non potevo fare tutte le domande. Non potevo fare... No, perché se avessi saputo, cazzo, avrei chiesto il televisore di merda. No. Era molto diverso dal solito, nervoso, non pensavo che... Nessuno se lo aspettava. Nessuno se lo aspettava, signora Martins. Non riesco ancora a immaginare Walter che maneggia una pistola. Cazzo, si è sparato, zio Pera. Una pistola? Quale pistola? Walter non ha mai avuto una pistola. La pistola, quella che ha usato durante la trasmissione. Non ha usato una pistola. So che è stato orribile, ma l'ho visto premere il grilletto. È quello che ti ha detto Ferreira, vero? Cazzo. No, non mi hanno detto che ha usato un coltello. No, mi hanno detto che ha usato il veleno. Mi hanno detto che si è impiccato. Ma una cosetta. Cioè, uno peggio dell'altro, cazzo. Che scegliamo, il coltello, il veleno o l'impiccato? Votate. Cazzo, ma votate bene, ragazzi, perché qua, cioè, le scelte sono decisive, zio Pera. Il veleno. Boh. Very strange. Sta vincendo l'impiccato? Però per me ispira più il veleno, vedi la verità. Sta vincendo l'impiccato, però. Sta vincendo di brutto l'impiccato. 29. 30, voglia. Ha vinto l'impiccato, sì.
Eh sì. Cosa? Com'è possibile? Santo cielo, lo sapevo. Da quando ho ottenuto quella maledetta cassetta. La cassetta che ha provato a trasmettere. Celso ha esaminato la cassetta in studio. Credo che la pellicola sia stata bruciata, qualcosa del genere. Grazie Horror Market per i 2 mesi. Thank you. Non era la cassetta originale, quella, bensì una copia. Davvero? L'originale c'è ancora? Sì, ecco qua. Cabina, grazie per i 5 mesi. Non so cosa abbia visto in questa cosa, né dove l'abbia presa, The Ringgas. Walter mi ha fatto giurare di non guardare mai quel video. E lui lo faceva solo quando non era a casa o al mattino presto. Vuoi guardarla, vero? Per il tuo servizio. Temo non sia una buona idea, ma sono molto stanca. Non insisterò per farti cambiare idea. Io vado fuori a fumare. Non voglio nemmeno sentirne l'audio. Bello angosciante sto gioco, eh? La signora c'ha i capelli come i miei, non so se prendete conto. Ma quindi stavamo a guardare sta cassetta, sì? Ma che gioco mi ha nato, Franco? È sicuro questo gioco? Non è che morimo tutti? Ci siamo, questa sì che è una storia. Sembra tu abbia appena visto un fantasma. Rimarrai, vero? Che facciamo? Rimaniamo a guardare la cassetta? Oppure ce ne andiamo? Sì, voglio capire cosa diavolo sta succedendo qui. Sei fuori, io me ne vado. Scegliete bene, attentamente, cosa vogliamo fare. Vogliamo guardare la cassetta? 1. Vogliamo andarcene? 2. Votate, cazzo. Io torno tra po'. Votate il sondaggio sulla chat. Allora, a parte il gioco, andiamo via, la guardiamo, guardali, guardali. A parte il gioco, adesso vabbè, state votando per il gioco, ok. Ma veramente, voi rimarreste? Io me sa de nozzi. Sincera, io me sa de no. Me sa che non rimarrei. Ce credi? Non ce credi? Pensa bene nel leggere e scrivere, io non rimarrei. Comunque avete scelto di rimanere, quindi sì. Voglio capire cosa diavolo sta succedendo qui. Ho fatto bene a portarti con me, lo sapevo. Dunque, faremo così. Tu mi riprendi mentre guardo il video, in questo modo avremo più riprese. Poi potremo inserire il contenuto nella cassetta del video durante il montaggio. Va bene. Ah, ecco la stronza. D'accordo, facciamoci un po' di spazio. Va bene, via alle danze. Riprendiamo le mie prime impressioni, possiamo sistemare tutto in fase di montaggio in un secondo momento. Ok, premo play. Inizia. Che posto è quello? Non si vede un cazzo, Giulia, sposta la testa. Non riconosco questo edificio. Questi simboli, io ho l'impressione, per te hanno qualche significato? Mi fanno venire l'emicrania, che déjà vu, è come se riuscissi a capire quasi almeno. Sinceramente mi fanno venire mal di testa, rispondo io veloce perché sennò va troppo. A me danno fastidio agli occhi. Oh, è cambiato, bene. Quindi nell'edificio chi c'è entrato? Che posto è? Mio Dio. Oh my god. Sembra una prigione, un centro commerciale, un museo, una scuola. Non un centro commerciale, non un museo, non una prigione. Da uno. Una prigione all'interno delle celle. Ci sono delle persone. Sta vagando qua e là. Che tipo di edificio è questo? È lunghissimo. Guarda, c'è qualcuno più avanti. A me mi puzza del jumpscare sta cosa. Quel tizio sembra. Come
alzo il volume. Non capisco cosa dice, ma so che mi dà molto fastidio questo gorgoglio. Che cazzo dice? E voi capite che cazzo dice? Io no. Charles, vieni con me, viaggiamo, andiamo a zero sull'arca perduta, guarda il cielo lassù, ma che è? Una canzone? Sembra menzionare qualcuno di nome Oscar. Oscar lo dice diverse volte, effettivamente. Oppure Ska. O dice Oscar o dice Ska. Charles, vieni con me, viaggiamo. Non lo so dove lo sente. Dice più parole. Boh, mettiamo. Qualcuno di nome Oscar. Non. Io non ho sentito parlare di nessun Oscar. Non capisco niente, dannazione. Fammi alzare il volume ancora una volta. Signorina, sia calma con sti volumi. Ehi, tutto bene? Oppure basta, io spengo tutto, ne ho abbastanza, addio. Tutto bene? Siamo nell'edificio giusto. Perché Giuliana tutta con le occhiaie ora? La telecamera è accesa. Aspetta, fammi rimuovere il coperchio dell'obiettivo. Bene, sbrigati. Premo io il pulsante. Sesto piano, appartamento 608. Perché stiamo riandando là? Sembra tu abbia appena visto un fantasma. Grazie Jody, grazie mille. Minchia, che strano sta roba. C'è qualcosa di diverso in te. Mi sento mi sono truccata in un altro modo. No, te sei proprio truccata stamattina, sì. Mi sta facendo rifare la stessa cosa. Oh mio Dio, che strange. Andiamo al 608, forza. Avvicinati alla finestra, voglio vedere. Mi segui verso la finestra. Che stai facendo? Ho un'idea, smettila di perdere tempo, che ne dici? Che ti prende? Cosa? Ah. Io... credo che la morte di Walter mi abbia colpita, mi spiace. Sì. Torniamo al 608, allora. No, non è un'altra. È lei? L'appartamento è lì. Ci penso io a parlare. Cioè, stiamo rifacendo la stessa cosa, ma c'è qualcosa che è cambiato.
Buonasera. Siamo di Canale 8, siamo venuti a parlare di quanto è accaduto. Possiamo riprendere, no? Io? Parlare di Walter non sarà un problema, vero? I recenti avvenimenti non è facile esprimerli a parole, vero? Entrate, forse parlarne con qualcuno mi farà bene, di nuovo. Ehi, non starai un po' esagerando? Qui c'è qualcosa che non va. Chiederai della cassetta? No, dobbiamo indagare. Ha tutto il resto della vita per commiserarsi. Coraggio, entra. Buonasera, sniper, è successo qualcosa? Stiamo per iniziare. Vuoi qualcosa? Tè? Caffè? No, grazie. Beh, preparerò comunque qualcosa. Mazza che stronza. Oh. No, mi basterebbe... Oh, accidenti. Dobbiamo aspettarla. Io darò un'occhiata in giro. Come ti pare? Cagnolino, no. Il cagnolino. Ciao, Gunpowder. Sembra un po' nervoso, non certo rilassato. Oppure ha paura. Devo indagare... vediamo un po', che cosa possiamo... Foto, premio, abbiamo già visto il premio. La televisione. La televisione. Non mi hai detto nulla della televisione adesso. C'è una cosa in questa televisione mi mette i brividi. Ok, che cosa possiamo fare? Quanti libri? Ne manca uno. Oh, ok. Ancora graduation, cose. Questa l'abbiamo già fatta. Vediamo il vaso. Che pianta è? Non ne ho idea, ma che cazzo. È ben curata. Immagino che la signora Martis non abbia permesso che la tragedia influenzasse la sua routine. Forse è questo che la fa andare avanti al momento. Ehi, c'è una strana cosa appesa sopra la porta. All'ingresso, guarda, la vicina e toglila. Hai capito bene? Si può arrivare lassù con un salto, giusto? Toglilo, mi dà sui nervi. E che cazzo è? Ma che? A casa anche mia madre ce l'aveva. La sua vista mi fa pensare a lei, io non voglio pensare a lei. Ma cazzo, problemi tuoi, a Giuliana! Ma era Giuliana prima o Giuliana? Il colore del cane mi sa che non me lo faceva, mi fa cliccare solo sul cane in generale. Togli sto cazzo de coso. Non hai perso nessun dito, vero? Ma lei è simpaticissima, veramente, con dito in culo, eh. Era Giuliana? Era Giuliana prima? Che strano oggetto. E ora che ci faccio? Non me ne importa nulla. Basta che siano lontano da me. Ma sono sicuro che ci sono degli stivali. Ecco qua. Andiamo al punto. Walter ha portato una cassetta nello studio, ma non era l'originale, vero? L'originale è qui. Come fai a saperlo? Ma come cazzo fa a saperlo davvero? Cioè, che succede? È una cosa strana, perché è un loop, ma non è un loop. Cioè, è... Lei si ricorda di quello di prima. Oddio, è posseduta. Potrebbe essere sia posseduta. Abbiamo esaminato quella che aveva con sé. Vorrei vedere l'originale. Beh, ce l'ho qui. Sa dove ha trovato questa cassetta? È questo il motivo per cui siete venuti? Se lo avessi saputo non avrei neppure aperto la porta. Tieni, io non voglio guardarla, vado fuori a fumare. Avvertitemi quando avete finito. Vuoi girare un video della cassetta? Ehi, è una vedova, cosa ti prende, testa di cazzo? Non c'è tempo? Non importa, ha ragione. Tutta questa storia mi rende ansiosa. Senti, perché non vai a controllare come sta? Anzi, falle tu un'intervista. Hai sempre voluto condurre tu i giochi, no? Questa è la tua occasione. Vediamo se è disposta a rispondere a qualche domanda sull'origine di questa cassetta. Senti, sai che c'è? Io me do proprio. Ah, siamo proprio usciti? Oh mio Dio, lei voleva sbolognarsi di noi perché voleva fare qualcosa di strano con la cassetta. No, what the fuck? Eccola. Se è questo odore, non è di sigaretta. Che se sta fumando le canne?
Devo concentrarmi se faccio un buon lavoro. Potrei ottenere nuove opportunità, posso aiutare la signora Martin a sentirsi un po' meglio, ovviamente non cambierà nulla, ma voglio comunque farlo. Vai, seconda purella. O meglio, voglio crederci. Signora Martins? Che succede? Finito? Ah, finito? Non ancora, Giuliana sta guardando la cassetta. Nel frattempo volevo porre qualche domanda. Per il servizio? Non dovrebbe essere la ragazza a fare le domande? Sì, ma è impegnata con la cassetta, per me è un'opportunità. In realtà ero preoccupato per lei, signora. Ho conosciuto molte persone come quella ragazza in questo settore, per via di Walter. Alcune persone non si fermano davanti a nulla. D'accordo, facciamo questa intervista. Valuta molto attentamente le tue prossime domande, mi sta per scoppiare la testa. Come si sente? Come stava Walter quel giorno? Cosa c'è nella cassetta? Dum, 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 dum. Tipo il milionario, capito? Chi chiediamo, valuta molto attentamente le domande, significa che lei non ci risponderà a tutte le domande. Quindi sicuramente avremo poche chance. Cosa chiedereste alla signora Martinez qua? Come si sente? Come stava Walter quel giorno? Oppure cosa c'era nella cassetta? Cosa c'è nella cassetta? Considerate un fattore importante, che lei non ha mai visto né ascoltato la cassetta, quindi probabilmente alla domanda cosa c'è nella cassetta lei non ci potrà rispondere in modo dettagliato, ma potrebbe darci dei suggerimenti, delle indicazioni, delle informazioni nuove. Lo sapeva. Potrebbero essere tutte plausibili, tranne come si sente, perché ce ne frega un cazzo in realtà. Però se vogliamo fare la parte, se vogliamo fare la parte di quelli carini, magari chiedendole come ci sente ci risponderà alle altre. Signori, cosa state votando? Fatemi vedere. La 3? Ah, tutti così siamo andati sparati? Va bene. Non saprei, non l'ho mai guardata. Walter mi ha fatto giurare di non guardare mai quel video. Inizialmente tutto ciò mi incuriosiva, ora non più. Vedi, te l'ho detto. Sa da dove proviene la cassetta, perché ha fatto una copia, perché ha conservato la cassetta. Tu sei sicuro che siamo in un mondo diverso? Io non sono così sicura. È tutto molto strano, sinceramente. Perché ha conservato la cassetta, effettivamente. Però magari potrebbe dire che è una prova, non so. Sa dove, da dove proviene la cassetta mi incuriosisce, però, Riga, sincera. Buonasera, Paoletta. Giuliana e Giuliana, forse sono due persone diverse? Secondo me a Giuliana sembra essere tipo mezza posseduta, effettivamente. Very strange. Very, very, very strange. State votando la 3 o la 1? Da dove proviene la cassetta? Però potrebbe essere interessante, raga. Deve essere un'ottima domanda. Votate con parsimonia. Sta vincendo di 5 voti il numero 3. In realtà sono tutte domande valide, però... Ok, ha rimontato il numero 1. Ok. Credo che l'abbia ricevuta a casa, ma non l'ho visto chi l'ha consegnata. Walter collezionava film, pellicole difficili da trovare, registrazioni. Pensavo fosse solo il suo giocattolino più recente. Pensare a quella ragazza da sola in soggiorno a guardare quella roba mi fa accapponare la pelle. Ma dimmi, perché la cassetta le interessa tanto? Non saprei, perché è una parte importante di questo caso, immagino. Sì. Ho scorto l'avidità negli occhi della tua collega quando ha chiesto la cassetta. A dire il vero, pensavo che le domande avrebbero riguardato Walter. Era un tuo collega, no? Il piano era quello. Lo era davvero? Non ti sembra che la tua collega si comporti in modo strano? Io potrei giurare di averla già vista. A dirla tutta, ho la sensazione di aver visto anche te in passato, ma... in che senso? Forse l'ho incrociata all'emittente, non saprei. Non credo, non lavoro lì da molto tempo. Sveglissimo. Forse è per questo che non sembri essere come lei. Non ancora, almeno. Io? Sì, perché ti trovi qui? Beh, questo è il mio lavoro, non posso cedere il mio incarico. Possiamo concludere l'intervista? No, no, non possiamo. Siete venuti voi, io non ho chiamato nessuno. Ho il diritto di porre le mie domande. Ragione, Adriana! Capisco. Sai, il desiderio di voler fare carriera non mi è astruso.
Una notizia del genere attrae, è innegabile. Lo vedi anche tu, vero? Da questa cassetta non è derivato nulla di buono, da tutta questa storia, anzi. L'oggetto pesa molto nella mia tasca. Che vuol dire? Solo dolore, è proprio per questo che dobbiamo indagare. Dobbiamo davvero andare avanti? È davvero la ricerca della verità che vi sprona a indagare? Oppure c'è dell'altro? E se si trattasse di qualcos'altro, allora non sarebbe giusto. Io voglio scoprire la verità e il motivo è proprio quello, è qualcosa di necessario. È da un pochino tutto fa. Da un pochetto, in realtà. Siamo già entrati un po' nella trama, stanno già succedendo le prime cose strane. È veramente very strange sto gioco. Non so che cosa rispondere qua. Boh, voglio scoprire la verità. Almeno sei onesto. Ascolta, ho un forte mal di testa. Ma ho già finito, fai domande con questo. Vai a controllare se è finito, poi andate via, per favore. Voglio che liberiate il mio soggiorno. Grazie per l'intervista, signor Mordens. Oh mio Dio. Allora, noi siamo tipo dei giornalisti, la giornalista con un cameraman, che sono entrati in questo palazzo dove risiede anche la sede di un emittente televisivo. Questo chi è? Signor Walter. E praticamente a quanto pare è morto uno di questi tizi della televisione, si chiama Walter. E si è ammazzato. E noi stiamo andando ad intervistare la signora vedova per avere delle risposte, per sentire cosa dice, eccetera, eccetera. È saltato fuori che questo giornalista, che poi si è ammazzato, aveva con sé una cassetta che guardava periodicamente e che a quanto pare ha influito sul suo umore, sul suo comportamento. L'appartamento? Quale appartamento? 608, sì, ecco. C'è qualcun altro con me? C'era qualcun altro con me, giù? C'era una Giuliana allora? Allora, ma che cazzo era Giuliana? Cioè, andando avanti cambiano le parole. Che mettiamo? Giuliana? Io dico Giuliana perché era quella più normale. Come ho potuto dimenticarla? Ogni passo rende più difficile ricordare quella cassetta. Ciò che ho visto. Ho guardato un incubo non registrato. Vedevo e dimenticavo il nome di ciò che vedevo. Ho vissuto il passato di un futuro mai accaduto. Ho guardato un incubo non registrato. Che cazzo vuol dire? Vedevo e dimenticavo il nome di ciò che vedevo. Ho vissuto il passato di un futuro mai accaduto. No, non penso sia la 3. Che cazzo vuol dire un passato di un futuro mai accaduto? Che significa? È molto contorto sto gioco, però mi piace. Voglio vedere dove vanno a parà. È la 3? Ah, è vero. Il passato di un futuro mai accaduto. Grazie Daenerys, grazie per i 10 mesi. Pure questa però è giusta, pure la 2. Andiamo da 2. Quante cose avrò dimenticato e quanti falsi nomi saranno riaffiorati, vedi? Falsi nomi, è giusto però. L'appartamento è rimasta lì? Chi? Grazie Lili, grazie per i 13. Ciao Marti. È meglio registrare tu. Dopo essere utilizzato il cane. Merda. Questo suono, voglio davvero seguirlo, sì. È il cane, sì. Porta è. E che si trovava? La porta non si apre, non c'è una grata. Devo vedere cosa c'è qui dentro.
perché sta piangendo così? Non è il cane, è la donna che piange. Niente da fare, non posso fare altro qua. C'è uno strano odore qua. Io ho già sentito questo odore di qua. Oh! Il cane! Gunpowder! Che è successo qui? Ci fa qui il cane? Dov'è la tua padrona? Dov'è la tua padrona? Non ho impressione che il cane sta evitando l'appartamento. No, non adesso, dai! Cazzo, la camera! Ci sei spenta! Torna qui, Gunpowder, ti prego, sei l'unica! Cosa gli prende? Si è precipitato nel corridoio, eh? Sembra che fosse sdraiato sopra un biglietto. Questione una nota, è un biglietto. Io ho fatto ciò che non avrei mai dovuto. Ora tutto ciò che vedo è modificato nei miei ricordi. Sono circondato da forme e figure che non significano nulla per me. Qualsiasi cosa extra mi terrorizza, come il volto dei miei ricordi. Se qualcuno leggerà questo messaggio, Gunpowder non va lasciato solo. Lei, queste lettere mi fanno venire le vertigini. Un attimo, il cane. Dov'è finito il cane? La porta. Vai, entra. Sì, entra, cazzo. Sì, proprio tu, cameraman. Lo noto solo ora, è terribile. Che cosa nota solo ora, scusami? Devo entrare. Entra sta cazzo di porta, zio Pera. Tutti i nomi di merda in sto gioco. Ok. La televisione è laggiù. Questa è sempre uguale. Credo che io debba andare qua, sì. Il cane? Sta succedendo? Il cane, la televisione, Rete 8, c'è posta per te, Super 8, la posta di Sonia? Walter Martins, è lui? Cari telespectadores, boa noite. È portoghese, Hoje nós teremos uma transmissão especial do nosso programa. Possivelmente a minha última. E com ela trago um comunicado a fazer para todos vocês. Descobri algo nas últimas semanas que tem me assombrado desde então. Palavras não serão o bastante para descrever o que descobri. Portanto, eu vou precisar mostrar. E talvez isso venha assombrar vocês, assim como tem me assombrado. Mas a minha profissão, o meu trabalho, foi revelar a verdade durante todos esses anos. E se quisermos nos libertar, preciso que todos saibam disso que tenham mostrado. Graças, filho. Peço que todos sintonizem bem seus aparelhos. Não cruzem suas pernas, isso é importante. Mas poxa, eu vou levar a pedra na seta, seu bastardo. E observem com atenção. Has not been seen since fourth, who had a chance to speak with the mother. Do you personally believe that there's some sinister hiding in there? No, of course not. People che cazzo di cassetta è, raga? Mi sta veramente inquietando. Drowned Lake.
No, questo abbiamo visto. Ma è finito? Ma Giulianna! Ma era Giulianna pure la prima! Ce ne sono altri non sbloccati. La tizia nell'ascensore che piangeva, mi sa che è lei. Sì. Pure secondo me si sbloccano gli altri firmati. E poi di fatto fa delle domande che effettivamente stanno bene anche dopo aver giocato il gioco. Secondo me se andiamo veloci possiamo provare a fare altre cose. Sì, vedi che c'ha è l'ascensore praticamente con la grata. Però voi siete sicuri 100% che all'inizio non era Giulianna, ma era Giuliana? Siete sicuri 100%? Io non ci ho fatto caso a sta roba. Sì? E quindi vuol dire che è cambiato qualcosa? Guarda. Mi fanno comunque indietro. Veramente inquietante sta cosa. Bussare non ci risponde. Ok. No, no, è vero, è vero. Era Giuliana, se mi dite. 4 anni con Walter, la caduta ha colpito anche me comunque. Mi sa che comunque a prescindere dopo 3 volte che la... Giuliana, sì. Volete salve di una Martina? Questa è la stessa cosa che diceva prima. Ragione in fretta è un tributo. C'è cascata, mi pare vero. Ragione in fretta, eh? E le bustere di Sheldon Cooper, è vero. Allora, io adesso devo... Ah, perché vedi, in base a quello che mi dici... Perché era sfocato? Ma che cazzo? Registratore... Cane. Buono cane, ma perché sono sempre mette in mezzo gli animali? Certificati, la pianta. Sai che è tornata.
Stavo per guardarlo, ma ha interrotto, cazzo. Stavo per guardarlo, mi ha interrotto, mi ha detto che era tornata la signora. Allora, facciamo le domande che non abbiamo fatto prima. Il televisore sembra strano. Walter ha dedicato buona parte della sua vita professionale alla TV. Non ho potuto fare a meno di notare il suo televisore. Beh, sì, quel giorno c'è stato un blackout. Un fulmine si è battuto sulla vicinanza. Subito dopo la trasmissione mi è quasi venuto l'infarto. Da quel giorno non funziona bene. La lascio sempre accesa, altrimenti la casa sarebbe ancora più vuota. Porella. C'era sulla porta perché si intravedeva, ma non ho fatto in tempo ad alzare lo sguardo che è tornata lei. Il cappotto, il costo del registratore. Signora, posso porre una domanda? Il cappotto di Walter. Ci sono molti libri in casa. Abbiamo visto una manuale elettronica. Il cappotto? Ah no, questo gliel'avevamo chiesto già. Gunpowder. Mi stai aiutando immensamente. Il cane, precisamente. È molto triste. Sa che c'è qualcosa di strano. Sente la mancanza di Walter. Se non altro, prendermi cura di lui mi è distratta un po'. Ascolta, mi spiace. Tempo non è niente. E ora ci tira della cassetta. Mi hanno detto che si è impiccato. Veleno. Proviamo col veleno. Qua ci parla della cassetta. Ci dice che c'è sta cazzo di cassetta. Non ci chiede se vogliamo guardarla. Ok, che cosa facciamo? La riguardiamo? La volete riguardare? Che facciamo? La riguardiamo? Secondo... Io la riguarderei. Secondo me cambia qualcosa. Secondo me cambia qualcosa. Secondo me adesso succede qualcosa, sì. Lo so che non vi va, ma... Secondo me adesso succede qualcosa. Cambiamo le risposte, sì. Sto cercando di cambiare le risposte, ma... Déjà vu. Davvero, anch'io. Ma dove potrei mai averlo visto prima? Oh my god, che ansia. Che rumori, poi. È cambiato bene. Nell'edificio c'è entrato. Che posto è? Però, cioè, effettivamente sembra una prigione. O potrebbe essere una scuola? Aule? La mia uniforme del liceo sta vagando qua e là. Che tipo di edificio è questo? È lunghissimo. C'è qualcuno più avanti. E mo sto tizio comincia a parlare. Comunque ogni risposta che diamo su questa cosa dà delle risposte. Vedi l'uniforme della sua scuola. Questo tizio che gorgoglia così, ti giuro, mi fa venire un nervoso. Questa tonalità di voce qua veramente mi innervosisce tantissimo. Che è molto simile all'ASMR. Lo odio. Charles, vieni con me, viaggiamo. Andiamo a zero dell'arca perduta. Guarda il cielo lassù. Io ti dico la 1. Ti dico che è Charles. Secondo me è Charles. Mi innervosisce tantissimo. No, mi sono sbagliata. Oh, che cazzo. Ciao Nico. È fastidiosissimo. E mo ricomincia. E mo che famo? Rifamo. No, ne ci sono stati jumpscare. Si trova una ambientazione molto inquietante. Sinceramente a me fanno più paura questi che i cosi con i jumpscare. Poi vabbè, dipende in realtà, però. Ciao Gianna. Adesso Giuliana non c'ha più le occhiaie, ma è diversa, sembra anche meglio di prima. Non c'ha più le occhiaie sto giro, prima c'aveva le occhiaie.
Oh, Gesù. Grazie, nene. Sì, gioco sulle inquietudini e perturba. Sì, assolutamente. Assolutamente. A me sta roba mi inquieta moltissimo. È come se continuasse, perché non abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Quindi è vero che stiamo rifacendo le stesse cose, ma ci sono dei piccoli cambiamenti, sia nelle immagini, sia nei nomi, sia nelle risposte, in un sacco di cose. Però prima lei era più strana ancora. Poi Giuliana è sparita. Mo c'è solo Giuliana. Sto cercando di lasciarlo. Lei è sempre diversa. Ah, signora comunque fa tutto da sola. Vuoi qualcosa? Sì, no, faccio uguale. Questo cane è troppo carino, mi fa un po' pena però. Di nuovo questo coso del cazzo che glitcha. Corri radio di nuovo quei numeri. Che strani appunti. Ehi, togli quel coso. Cosa? Capito bene? Scordatelo. Affanculo a Giuliana, levate. Non lo tolgo, non l'ho tolto. Ma se incazza come una capra. Ma ci sono dei piedi sotto la porta. Collezione, tutte le etichette sono in ordine. Oh, la numero 5 non c'è. No, è tornata Adriana, zio Pera. Adriana, Andrago, porco due. Dice dalla cassetta, papà, lalala, zazazà. E se andiamo a rivedere la cassetta. Dice di andare a controllare come sta. Cioè non c'è verso che io possa rimanere qua dentro. No, mi fa cagare solo di lei. È impiegata nella cassetta, per me è un'opportunità, in realtà è sempre la cassetta, d'accordo, facciamo questa intervista, vado molto attentamente alle due domande. Come stava Walter Cregione? Normale, come se fosse un giorno qualunque, ha trascorso tantissimo tempo a guardare quella roba, ma il suo comportamento è lo stesso di sempre, è agitato, ma non avrei mai pensato che sarebbe arrivati a questo punto, non sono sicura che l'abbiate visto, ma ha lasciato un biglietto, me ne sono accorta solo pochi minuti dopo il fatto, l'unica cosa strana di quel giorno fu che fece una copia del nastro. Perché ha fatto una copia? Andiamo tutti a fare copie? Per istinto di preservazione e condivisione, almeno credo. Per condividere. Pensare a quella ragazza sola in soggiorno, papà mi fa comprare la pelle. Però lei non l'ha mai vista. Perché la casa ti interessa tanto? Non saprei. No? Non è questo il motivo in cui siete venuti? Voglio dire, non è questo il momento della storia. Io non ricordo. Non ti sembra che la tua collega si comporti in modo strano? Potrei giurare di averla vista, di aver visto anche te. Forse in questo momento non credo, non lavoro dentro. Perché ti trovi qui? Beh, questo è il mio lavoro, possiamo... Ok, quindi scegli di omettere te stesso, bene, no. Non dovrei prendermela con te, non hai colpe, dopo tutto capisco, sai. Vabbè, cambiate poco, finora non ha causato nulla di buono, è proprio per questo... E se così fosse non sarebbe meglio fermarsi? Forse...
forse sarebbe meglio. Il nostro compito è informare le persone, gli altri devono pagare lo stesso prezzo, non ho l'autorità di indagare questa storia. Non mi ripeto, beh, anche io ci credevo, a dire il vero non tanto, non tanto. Ciao Miracle, non voglio che questa storia venga diffusa, te lo dico chiaramente. Abbassa la telecamera, sul serio? Puoi dire loro che la vecchia pazza ti ha minacciato. Non me ne importa nulla, ecco qua. Una spintarella fuori dalla finestra. Posso attaccare, ma signor, ci vuole buttare sotto. Non posso farlo, non me ne importa niente. Basta. Nega la sua influenza. Abbassa la telecamera. Perché mi dà questa scelta così? Sono tentata di cliccarla. L'ho cliccata. Chissà se cambia qualcosa. Proviamo a dare la terza risposta adesso, perché sicuramente ci fa salire le scale adesso. Adesso ci riporta alle scale. Ci voleva far buttare la telecamera? Ma così è impazzita la signora. Ah, eccoci sulle scale. Appartamento e 608. Vabbè, questo non lo posso sbagliare, perché ma se io rimettessi Giuliana invece di Giulianna? Mettiamo Giuliana, la stronza. La cassetta. Ciò che ho visto. Ho guardato un incubo non registrato. Ho vissuto il passato di... Questo? Questo? Proviamo la 3. In quale futuro esisto ora? Da quale passato provengo? Vedi, sì. Appartamento è rimasta lì. Però mi ha dato più o meno le stesse risposte. Sì, segui il suono. Sempre lei, ma sempre nella stessa posizione. Non posso decidere di rimanere, quindi Cari. Ciao, Mavo. Sto giro seguiamo direttamente il cane, lasciamo stare il biglietto. Seguiamo il cane. Sembra quasi non sia cambiato un cazzo, però. Ma lo noto solo ora? Che cosa? Ah! La telecamera trasporta me, non è il contrario. Non saprei nemmeno quando è iniziato. Forse molto tempo fa, forse quando è iniziata la mia candidatura. Devo entrare. Telecamera trasporta me. Oddio, forse è un po' una critica al giornalismo questo. Ciao Naila. Il fatto che sembra che siano veramente guidati e portati dalla telecamera. Oh! Echi di una videocassetta si legge prima dei numeri. Di nuovo qua. Due torri raggi. Cioè, si capisce una sega. Ma sti numeri mi serviranno a qualcosa? 5. Non c'è più la poltrona.
Ritorniamo qua, sì. Ma questo gioco è una demo o è completo? Potrebbe anche essere che sia una demo, e che quelle riprese, cioè quelle cose che ci dà disponibili, che non lo sono, probabilmente saranno disponibili nel gioco completo. Non lo so. Comunque è un gioco veramente... è una demo completa? Un gioco veramente strano, raga. Penso uno dei giochi più strani che abbia mai giocato. Siamo d'accordo? Siamo d'accordo? Siamo d'accordo? Cari telespettatori, buona notte. Oggi noi avremo una trasmissione speciale del nostro programma. Giulia! Si sta vedendo questo? Acredito che già sia tardi demais. Mas antes deles já. Oh, é diverso! É diverso! Eu entendo o afã em buscar mais, entender mais. Cazzo, é diverso, legal. Já sabe o que aconteceu comigo por tentar fazer o mesmo. Por que seguiu esse mesmo caminho? Bom, não importa. Já chegou a verdade, telespectador. E ela tem custo. Mas não precisamos pagar nada. Será que temos o nome de lei, é visto? Ouça, eles não têm controle disso. Não é? Dizei o vídeo. Vai embora e não volte. Escapará por entre os dedos deles. A maior das rebeldias. Vai embora. Não volte. Comunque é inquietantissima sta roba, ragazzi. Veramente inquietante. Vi direi che vaffanculo sto gioco. Veramente, veramente inquietante.